no? I pazienti in isolamento potevamo averli anche prima, se per esempio sviluppavano una qualche infezione da qualche bacillo particolarmente antibiotico resistente piuttosto che trasmissibile. Ma non si era mai verificato il caso di un intero reparto in isolamento. Si viene a creare un mondo a parte, che è quello dove stanno i pazienti e dove entriamo noi con i nostri dispositivi di protezione individuale per assisterli. È una realtà quasi surreale, diciamo. Questa è la mia impressione, io l'ho battezzato acquario perché sembra di entrare in una realtà a sé stante. Poi si entra tutti bardati, cioè abbiamo lo scafandro, abbiamo la visiera, e le tute integrali che ti coprono dai piedi alla testa per evitare di farti entrare in contatto con un ambiente contaminato sostanzialmente. E soprattutto perdi quello che è il contatto diretto col paziente. Noi il paziente lo continuiamo ovviamente a curare, a visitare e tutto, ma non lo possiamo toccare direttamente. Una cosa che sembra banale, ma non lo è assolutamente, noi non possiamo ascoltarlo con il fonendoscopio, perché non ci può essere un contatto diretto. Cioè posso toccarlo con i guanti, ma non posso mettermi nelle orecchie uno strumento che poi tocca la cute del paziente, ed è una cosa assurda per dei pazienti che hanno delle insufficienze respiratorie, e la prima cosa che ti verrebbe da fare istintivamente sarebbe quella di andarli a visitare in questo modo, e non lo puoi fare. Quindi si tratta anche un attimino di andare a rimodulare il tuo modo di curare un paziente. Adesso siamo in un momento in cui si sta combattendo in un certo senso tutti assieme una stessa, un'unica entità, un'unica malattia, ed è ovvio che chi sta in prima linea viene visto come l'eroe. In realtà noi non siamo assolutamente eroi, nessuno ha voglia di mettersi il mantello, semplicemente cerchiamo di fare bene il nostro lavoro. E colgo anche l'occasione per ricordare che noi che adesso siamo definiti come eroi, eccetera, ben venga questo tipo di attestazioni di stima, per carità, però siamo gli stessi che magari veniamo vessati da denunce piuttosto che da atteggiamenti arroganti da parte dell'utenza, da parte di persone che non hanno la minima, che non hanno la minima idea di cosa significhi fare questo lavoro. Siamo le stesse identiche persone e ci impegniamo sempre nello stesso modo. Adesso è solo diventata più visibile la cosa. Il fatto che ci sia una sanità ancora pubblica nel nostro paese deve fare riflettere. Ancora in Italia riusciamo a curare tutti. Se abbiamo una sanità che a volte non funziona benissimo, per carità, però sono generalmente dei problemi organizzativi. Chi fa il mio lavoro, chi lavora nell'emergenza, ma anche quelli che lavorano nei reparti, lo fanno perché lo vogliono fare e lo vogliono fare bene. Ma io spero che delle cose che possono uscire fuori da questa emergenza sia quella di capire cosa significa lavorare in un ospedale pubblico.